Di Quaresima diamo avvio a questo tempo forte in cui ciascuno di noi è chiamato a rivedere la propria vita alla luce della parola di Dio per sperimentare nella propria coscienza, nella propria esistenza l'amore di Dio che è capace non solo di perdonare ma anche di purificare radicalmente il cuore e la vita per vivere veramente secondo l'amore di Dio, secondo il precetto del Signore, cioè quello di amarci gli uni gli altri come Lui stesso ci ha amato. In questa prima domenica di Quaresima, ormai noi lo sappiamo molto bene qual è la tematica che viene affrontata in un certo senso dalla parola di Dio, anche se è la parola di Dio che ci fa entrare proprio nell'argomento che il Signore ci vuole comunicare. Si parla in questa domenica di tentazione. La tentazione fa parte della nostra esistenza di credenti, ma anche di persone che vogliono sperimentare il bene. In effetti la tentazione riguarda ogni persona umana, perché la persona ha una grande dignità che risiede soprattutto nella sua capacità di scegliere, nella sua libertà. L'uomo è capace di scegliere il bene e il male. E allora ci sono delle voci che vengono incontro all'uomo, la voce della coscienza, la voce della parola di Dio, la voce di Satana che tenta non solo noi, ma addirittura Gesù stesso. Nel Vangelo ascoltiamo come il Signore Gesù viene tentato, addirittura viene portato sul pinnacolo del Tempio, sul punto più alto del Tempio, perché Lui, gettandosi giù, potesse ricevere la gloria, la magnificenza, l'onore della gente. Satana che cosa vuole fare nei confronti del Signore? Vuole sfigurare la sua identità di Cristo. Perché il Cristo chi è? Colui che soffre, muore e risorge per la nostra salvezza. Invece Satana offre a Gesù un altro tipo di messianismo, cioè un'altra modalità di manifestare l'avvento di Dio, la presenza di Dio nel mondo. Satana propone la gloria, l'onnipotenza, la lode, la magnificenza. Gesù invece che cosa propone? Propone invece l'umiltà, l'abbassamento, la croce, la sofferenza. È vero, Satana e Gesù concordano in un'unica intenzione, quella di compiere miracoli. Gesù compirà dei miracoli, però mentre Satana dice a Gesù di compiere questo grande miracolo, di gettarsi giù dal pinnacolo del Tempio per ottenere la gloria, Gesù compirà i miracoli per manifestare la gloria di Dio, cioè la presenza di Dio che si manifesta, che si rivela soprattutto nei confronti dei poveri, degli afflitti, dei peccatori, dei lontani e dei vicini, di coloro che sono alla ricerca di Dio e della pace del cuore. E allora la tentazione che ha avuto Gesù è la tentazione anche di ciascuno di noi. Anche a noi Satana propone un'altra immagine, che non è l'immagine di Dio, l'immagine di Cristo, l'immagine di Gesù. Propone l'immagine dell'orgoglio, propone l'immagine dell'egoismo, cioè di una persona che pone
in se stesso il proprio fondamento e non in Dio. E l'io si gloria della mondanità, invece Gesù ci propone un altro modo di essere nel mondo, quello del servizio, quello della vicinanza, quello dell'offerta della nostra vita al Signore per la salvezza del mondo. Allora, come Gesù, anche noi dobbiamo lottare contro le tentazioni, che in fondo che cosa ci vogliono proporre? Un bene creato da Dio, ma usato, o meglio, da usare contro la volontà di Dio, sapendo che la volontà di Dio ha un'unica grande finalità nella nostra vita: renderci felici. E Satana ci imbroglia perché ci propone un bene da usare contro Dio e ci inganna dicendo che quell'uso sbagliato è la vera nostra felicità. Invece Gesù è Lui, la sua volontà, che ci propone la felicità vera, l'amore vero, l'amore che porta la pace del cuore, della coscienza. Allora stiamo attenti al nostro cuore, stiamo attenti al nostro amore, vigiliamo su noi stessi, confrontiamoci con la parola di Dio. Con Dio potremo, con Dio riusciremo non solo a mandare via le tentazioni, a resistere dinanzi alle tentazioni, perché alle tentazioni bisogna non solo resistere, ma bisogna anche rifugiarsi in Dio mediante la preghiera, invocando l'aiuto del Signore. Solo così sperimenteremo al termine della tentazione una pace profonda, che non è altro che l'anticipo del paradiso, quando con l'aiuto di Dio noi riusciamo a vincere quello che Satana suggerisce al nostro cuore.